Ciao! È passato un sacco di tempo da quando Resin Pro mi ha spedito la sua resina ipossidica più la loro fibra di carbonio. Quindi dovevo creare qualcosa di veramente speciale. L'attesa è stata lunga, ma fidatevi, ne varrà la pena. Prima di iniziare però è meglio che vi dica due cose. Non imitate quello che vedrete in questo video, perché nel caso in cui dovessero arrestarvi... Come vi siete ben resi conto, l'algoritmo di YouTube ha deciso di scammarmi, quindi vi chiederei un favore. Oggi andremo a fare qualcosa che non avete mai visto nella vostra vita. Lasciate un like a questo video, lasciate un commento, anche senza senso. Sarà mia premura a rispondere eventualmente a quest'ultimo. E nel caso in cui questo video non vi interessi, lasciatelo andare fino alla fine. Non chiedetemi perché io stia usando questo microfono lavalier a un centimetro dalla fotocamera. Quello che ho deciso di creare è uno scarico per... uno scarico. Non so se funzionerà, ma io ci metterò tutto il mio sapere nella vetroresina per creare una cosa pazzesca. E a 2000 like ci andrò in giro. Io monterò lo scarico che avrò creato e andrò a farmi un giro, dopo aver contattato un avvocato per sapere a cosa sto andando incontro. Cominciamo. Con una pazzesca abilità mi sono creato un recipiente che conterrà il mio scarico. In questo caso il mio, perché io non ho altri scarichi a disposizione. Utilizzeremo questo composto qua per creare il nostro calco. E dopodiché sostanzialmente utilizzeremo quello che c'è qua dentro per creare il nostro scarico. Questa è la fibra. Magari se lo faccio bene può anche passare per uno scarico vero. Intanto ho fatto cadere lo scarico e il catalizzatore. Una cosa che voglio fare è ricreare anche il DB Killer in vetroresina. Quindi dovrò andare a rimuoverlo. Mi sa che devo togliere questo rivetto. Non vedo altra soluzione. Mettiamoci la protezione qui, perché non ho intenzione di rovinare uno scarico nuovo di zecca. Ok. Yuhu! A questo punto avvolgo in questo cellophane il mio scarico, perché non ho intenzione di fare aderire subito il prodotto allo scarico, anche perché non so se è uno schifo o no. Cioè, se mi rovino lo scarico senza neanche montarlo, mi mangio un po' i coglinoli. Ah, vabbè. Sta venendo una merda totale, ve lo dico. Tanto alla fine questa sarà la parte interna, quindi non si vedrà. Che cazzo sto facendo? Ok, e se tutto andrà bene avremo un calco di questo scarico e potremo riprodurre il nostro, altrimenti avrò uno scarico rovinato, neanche montato. Vediamo qua dentro il liquido magico con la maschera, perché penso che non debba fare molto bene. Fatto. Oh. Ok, si sta indurendo. Qua mi servono 10 kg, non un chilo. Diciamo che saremmo arrivati circa... siamo arrivati circa qua. Quindi devo comprarne altro. Arrivati altri 3 kg di silicone liquido. Questi dovrebbero bastare. Bilancia. Quindi ora aggiungo il 5% di catalizzatore e mischio l'introglio. Perfetto. Devo farne altro. Questo è il vecchio e mi è caduto dentro. Sembra una cosa brutta. Addio. Con quello che avanza ci faccio il DB Killer. Questo è arrivato all'orlo. E qui dentro inseriamo il nostro DB Killer. A questo punto aspettiamo che si asciughi tutto e vediamo cosa succede. Sì, i calchi si sono induriti. Uno e due. Mi sono messo i guanti perché se in alcune parti non è catalizzato bene mi resta tutto appiccicato alle mani. Dopo devo entrare in auto e non mi sembra il caso di sporcare tutto. La tecnica di utilizzare lo scotch è stata una grande tecnica. Infatti non si è attaccato il cartone al silicone. Sono un genio. Ok. Qua si vede anche dove ho fatto il secondo colamento. Mancava un bel po' di roba, eh. Oh mio Dio, che bello è. Lo libero.
Ok, ci siamo. Mi sincero un attimo delle condizioni generali dello scarico, perché insomma... Check completo effettuato. Non c'è nessuna anomalia. Mi sono appena ricordato che ho creato anche un DB killer. Diciamo che qua dentro qualcosa deve ancora catalizzare, quindi probabilmente, visto che era chiuso, non ha catalizzato bene. Lo spero. Ok, avevo ragione. Il calcolo diviso in due parti, così posso lavorare, secondo me, in maniera migliore. Ora taglierò due pezzi e li metterò qua. Poi ne metterò altri due sopra in modo da irrigidire la cosa. È evidente che non ho idea di cosa io stia facendo. Ma... primo strato messo. Ora mettiamo il secondo. Fatto la prima parte, ora rifarò la stessa linea di cosa dall'altra parte e lascerò che si asciughi il tutto, sperando venga abbastanza solido. Fatto. Pare quasi una cosa seria. Allora, è passato un giorno e io adesso sono curiosissimo di vedere che cavolo è venuto fuori dai due stampi. È pazzesco, questo qua sembra il MIV. Per comodità comunque li lascerò nei calchi, perché altrimenti non ho un supporto dove metterli per aggiungere resina, mi collerebbe tutto fuori. Ok. Rinforzato il primo, questo qua è praticamente tutto quanto armato, mentre questo qua no. Fatto. Lasciamo 24 ore asciugare perché c'è una puzza di schifo. Ok, è passato un giorno, quindi si è indurito tutto. Lo scarico è veramente molto più solido. A questo punto lo rimetto dentro, lo stampo con delicatezza e con un pennarello faccio la linea lungo il calco. Perché se vi ricordate bene all'inizio, il calco era intero, quindi la misura dello scarico è data da questo più questo, quindi tutta questa è eccedenza. Sostanzialmente lo faccio per entrambe le parti e poi vedo il modo di metterle insieme. Bremen è assolutamente mascherina, perché la fibra di vetro fa veramente male. Sono curiosissimo di vedere che cacchio viene fuori. Ok signore, la prima metà è stata creata, guardate un po', la forma ricorda similmente quella del MIV. Ragazzi, ci siamo, pazzesco quello che è venuto fuori, perché le due parti dello scarico non combaciano neanche un po', nel senso che devono essersi mosse e quindi non sono perfettamente allineate. Quindi ci sono dei punti in cui dovrò aggiungere della fibra e della resina. Queste sono le due parti sezionate e queste sono le due parti messe insieme, cioè non proprio perfettamente, però capite bene che un centimetro e mezzo non va bene. Questo comunque lo farò in un altro momento, perché adesso è ora di andare al brico o al lobby a pigliarsi quello che serve. Ho comprato questo nastro zincato forato che utilizzerò per mettere uno strato di lana di roccia e in più per rinforzarlo allo stesso tempo, così insomma farà anche veramente da silenziatore, perché sennò diventerebbe una cosa veramente da arresto. Lasciate like se non l'avete ancora fatto, perché l'algoritmo funziona a like, è tipo la benzina di YouTube. Quello che farò adesso, visto che la parte esterna non è che sia veramente molto ben rifinita, se guardiamo attentamente possiamo scrutare delle parti in cui non c'è proprio la resina. Quindi passerò tutta la parte esterna con uno strato di resina in modo da unificare tutto, darò una grattata e vedremo cosa uscirà. Poi potremo procedere. Che figata.
È successo quello che mi immaginavo, ovvero la vasellina, nonostante abbia lavato il silenziatore, è rimasta sullo scarico e quindi la resina che ho messo ieri si è depositata. Un'emerita madre. Quello che devo fare ora è sostanzialmente grattare tutto il silenziatore e dare l'ultima passata di resina laddove ci siano ancora dei fori. E sarà proprio in questo passaggio che cercherò di allineare i due semicerchi in modo da far sì che combacino il più possibile. Merda. C'è da dire che la parte interna però si è rinforzata veramente molto bene. Diciamo che c'è ancora un bel po' da fare, soprattutto per quanto riguarda la simmetria, perché non ci siamo nemmeno un po'. Sostanzialmente gli sto facendo le coccole, quindi è ora di utilizzare l'armamentario pesante. Ci siamo, ovvero qua non combacia praticamente un c***o. Però se io scoccio queste due parti insieme posso grattarle in modo da raggiungere la simmetria più plausibile, diciamo. La sembianza di scarico comunque sta iniziando ad averla. O forse mi sto solo autoconvincendo. Con la forma ci siamo abbastanza. Questa è la rete che mi sono pigliato da Hobby e le maglie sono molto sottili e serviranno per fare da intermezzo fra lo scarico e la lana di roccia, in modo da non perderlo per strada mentre accelero. Ora tocca aspettare la lana di roccia. È arrivata la lana di roccia. Non pensavo fosse così libera. Forbici, non tagliano una sega. Ok. Sostanzialmente ho ficcato dentro la lama di roccia. Ora taglieremo un pezzettino della rete che ho comprato e che non è assolutamente adatta a questo scopo, perché penso serva a tutt'altro. La ficcheremo dentro e faremo sì che la lana non esca nel momento in cui accendo lo scarico. Sembra una cosa seria, cioè ok. Sono veramente curioso di sentire il sound di questo scarico, perché comincio a pensare che faccia un bel rumore. A 2000 like lo montiamo. Nel mio cassetto magico delle viti ho recuperato le viti più corte che avevo. Cristo, che duro. Avvitata. Però sto pensando una cosa. Dall'altra parte, come caccio avvitare da dentro la vite? Non posso farlo, non lo so. Ci siamo. Mi stavo chiedendo come facesse a prendere così bene rispetto a qua. Semplicemente perché ho avvitato il banco. Ho avuto un lampo di genio, ovvero adesso lascio gli spuntoni su. Usare questi guanti qua è stata abbastanza una cagata. Non riesco a toglierle fino alla fine. Mi sento un chirurgo che fa i punti. Anzi. Ora lo mettiamo in asse. È uno scarico! A questo punto, ragazzi, la mia mente mi dice di fare questa cosa qua. Preparato tutto, manca solo la pozione. Ho come l'impressione che abbia catalizzato bene. Nonostante abbia rinforzato solamente a tratti, lo scarico vi assicuro che è marmo ormai. Avevo le protezioni. Comunque ora carta 80 e... lo scarico ora è veramente in condizioni... da MIV, sembra un fottuto MIV, ma non è un MIV. Comunque ragazzi, vi chiedo una cosa, cliccate qua sotto nel link che troverete, perché devo generare il più traffico possibile per poter portare avanti un progetto. E sarà una cosa pazzesca, quindi andate, cliccate su quel link, non serve che facciate nulla, dovete solo cliccare. Grazie! Ok, e anche oggi lo lascio nel bilico più totale. Quindi domani lo ritroverò attaccato quel pezzo. La maggior parte dei buchi ora sono chiusi, mancano veramente cose molto piccole. Come potete immaginare, comincia a scarseggiare la resina, quindi
ora non c'è più margine di errore alcuno. Allora, mi sono preparato qua tutti i pezzetti, questo è quello grosso. Oggi lavoreremo col pennello piccolo per fare un lavoro veramente di fino. Ho acceso la mia ventola che vi lascio qua su, dove l'avevo installata assieme a mio padre. E ho messo la maschera perché la fibra di questo carbonio è molto volatile. Se guardate attraverso la luce potete vedere che questa roba qua sostanzialmente sono aghi e mi ricorda molto la struttura dell'Eternit, che è, ahimè, altamente cancerogena. Quindi ricordatevi sempre di utilizzare le protezioni, perché sono veramente molto importanti. Tra l'altro, ragazzi, ho intenzione di fare un video riguardo, scrivetemi qua sotto se vi può interessare. Ok, io dopo lo faccio comunque. E ora non ci resta altro che aspettare per la penultima volta. Lo scarico ha preso veramente forma. Non è stata una cattiva idea passare tutto con l'ultimo foglio, l'ultimo strato di resina, ma sono sicuro che ci sarà ancora qualche piccola cosa da sistemare. Ok, 4 ore passate, la catalisi è venuta perfettamente. Certe parti le tolgo con la pinza perché sennò mi spaccano l'interfaccia. Ultima dose. Lo scarico ora è in questa situazione qua. La forma è proprio quella di un silenziatore. Quindi se proprio bramate di vedere quello che succede ora, vi consiglio di tornare indietro nel video, perché tanto è la stessa identica cosa. Altrimenti ci rivediamo fra un attimo. Allora ragazzi, appena finito di grattare, purtroppo ci sono stati dei cedimenti e quindi mi tocca per la centesima volta ripassare lo scarico con la resina e rinforzarlo con la fibra di carbonio. Qual è il problema? La resina sta scarseggiando, quindi i rivetti che avevo intenzione di mettere per rinforzare l'armatura interna non li metterò, perché nel caso in cui dovessi sbagliare qualcosa sarebbe irreparabile il danno. Tanto ho notato che dentro si è saldato tutto molto bene, credo di aver stretto di brutto le due estremità dello scarico e quindi hanno fatto una sorta di... non lo so. Niente da fare, signori, altre 24 ore. Oggi, signori, scriviamo la storia, le colate sono andate a buon fine, si è indurito tutto veramente molto bene. Faremo i fori e metteremo una placchetta zincata, questa qua. Sarete voi a decidere cosa verrà scritto qua sopra e me lo scriverete qua sotto nei commenti, quindi dateci dentro. Il commento che riceverà più like sarà il nome di questo scarico. Ok, let's go. Ladies and gentlemen, stiamo per scrivere la storia. Scrivete qua sotto nei commenti, scriviamo la storia se siete arrivati fin qui, perché ora lo scarico si trova in queste condizioni qua. Passate la carta 120 ovunque, con la macchina più a mano per non rovinarlo. E ora andremo di 240, 320, 400, 600, 800. Eccoci qua, lo scarico è pronto. A questo punto, questo è il polish che ci viene fornito. Assurdo. Qua c'è anche la lana di roccia. Silenzia, cioè silenzia davvero sta roba. Il DB Kill lo faremo nella prossima puntata. Lo scarico del runner è sulla parte destra, quindi questa qua sarà la parte interna. Quindi la nostra placchetta, che dovrò ritagliare, andrà qua. Non così grande perché fa schifo, ovviamente. Se avete visto il video fino a questo punto, vi chiedo altre pazzie che potremmo fare insieme. Oltre a questo scarico, vi ricordo che a 1000 like creiamo il DB Killer e mettiamo la placchetta con il nome che scrivete voi qua sotto, e a 2000 like lo piazza sul runner e andiamo a farci un giro, sperando che non ci arrestino. Ciao!